Quindi se non si è mai vaccinato, poi traduciamo per arrivenno, non arriva. Se litigate e tu le vuoi andare dietro, non ci riesci perché lei è più veloce di te, l'ho tradotto. No, perché in casa ci sono solo spigoli. Hai capito? Questa bambina che non vede l'ora se ne scende, sei? Angelo Cozzi. Angelo, tu che cosa, che gara fai? La corsa. La corsa? Sì. Ho capito. Contento di stare al club atletico? Sì. Benissimo. Tu sei? Pietro Paolo Gallo. E già è contento che ha risposto bene. Tu che fai la corsa? Sì. Quanti anni hai, Pietro Paolo? 9. 9 anni, benissimo. Bimbi, venite qua perché il cavo del microfono. Tu sei? Maria Ginevra Gallo. Benissimo. La sorella? Sì. Ho capito. Chi è più veloce di voi due, tu o Pietro Paolo? Mio fratello. Ah, benissimo, lo ammette. Sì, tu modici, perché id. L'ho superato 3 volte. Ah, beh, insomma, veramente, già mai credo. Poi questo bimbo, ecco, girati che ti guardano un po' tutti quanti. Ti chiami? Francesco Cozzi. Ecco, parente ai Cozzi qua? Sì. Il padre corre forte. Ah, ho capito, ho capito. Una famiglia di artisti. Quanti anni hai? 5. Mamma mia, bravissimo, sei bravo a correre? Sì. Non dà gappa nessuno? No. Ok, poi c'è lui, ti chiami? Davide Alaggia. Oh, quanti anni hai, Davide? 7. Tu sei entrato come loro nel club atletico da poco? Sì. Che specialità fai? Corsa. Corsa, benissimo. Se ti stanchi? Un po'. Beh, è normale. Poi sentiamo lui, ti chiami? Emanuele Sisindi. Emanuele, tu anni? Quante annettine? 6. Dai, secondo me t'hai inventato. Già ti cali gli anni. È che sei una femmina. 6 anni, ma va. Quante annettine? Pietro Paolo che ti vedo. 9. Bucciardo, ti hai bucciato 3 anni. Senti, che fai? La corsa tu? Sì. Sei bravo? Sì. Ho capito. Tu sei? Pasquale Gandisani. Quanti anni hai? 6. Già credo? Sì. Fai la corsa? Sì. Benissimo, poi sentiamo lui, attenzione al filo. Pietro Olivieri. Tu sei anni grandicello, fai la corsa? Sì. Sei forte rispetto a loro? Sì. Non lo vedo mica, t'ammucci proprio. E infine? Gerardo Grello. Sì, anni? 8. Ok, corsa pure tu? Sì. Veramente lui è più bravo? Sì. Ma hai detto convinto, insomma. Vabbè. Senti Domenico, facciamo salire il giudice Fida. Sì. Che? Ah, scusami, non ti avevi visto. Tu sei? Aurora Grecca. Aurora, di quanti anni? 7. La piccolina è la più veloce. Veramente? Sì. Non lo vede mica la mascolite qua. Ok, senti, sì, facciamo l'applauso. Vabbè. State attento che figlio mio che lei ha trovato a Proloco. Allora, Vito, c'è il giudice Vito Iacovone? Dovrebbe premiare lui? O Padre Sperazione se ne aiuta? Dove? Ah, eccolo, il giudice, un applauso. Giudice, buonasera giudice, regionale. Allora, vogliamo dare al giudice il piacere di premiare questi ragazzini? È la prima volta che ricevete un premio? No. Vabbè, tu già hai avuto altri premi? Sì. Ah, ma forse loro no, eh? Aurora, tu è il primo premio che ricevi? Sì. È bello, hai visto che bella medaglia? Tu pure? No. Già hai avuto altri premi? Ah, benissimo. Bene. Tu pure, Pietro Paolo? Tu pure hai avuto, è la prima volta che ricevi una medaglia? Sì. Vabbè. Motte, eh? Conserva la bella bella stasera, mi raccomando. Non decorcà. Che si rovina, se no, sai com'è. Sì, ma incoraggiamo questi ragazzini. Il giudice sta raccomandando ai ragazzini di non fare i monelli. Ma qui sono tutti seri sul palco, giustamente, giudice. Ecco qua. No, chi ti mangi stasera?
Pizza. No, la pizza, giudice. Beh, il sabato sera. Mangi leggero. L'importante è stare bene in salute. Ci mancherebbe. A te la salute non ti manca. Benissimo. Ok, grazie, grazie bimbi. Manca forse qualcuno? No. L'hanno avuto tutti, giudice. Ok, grazie, scendete piano piano, grazie al giudice. Allora, un po' di attenzione, signori. Passiamo alle giovani promesse alla ribalta. Facciamo salire sul palco Amina Santina, 11 anni. Questa ragazza pratica atletica dal 2011. In questa stagione si è messa in evidenza in quasi tutte le specialità dell'atletica, con risultati che la pongono tra le migliori esordienti d'Italia. Amina, è una bella storia qui. Allora, 52 nei 300, 1,58,7 nei 600, poi 3,96 nel salto in alto, poi ancora abbiamo, non li leggo tutti quanti, 7,7 nei 50 piani, tutti primati regionali, categoria esordienti. La motivazione per cui tu, Amina, sei premiata stasera è questa: per le grandi capacità agonistiche in tutte le specialità dell'atletica giovanile. Premia Gerardo San Giovanni. E anche lui poi, ecco, guarda che bello. Amina Santina. Fate la foto. Foto ricordo. Ok, Amina, solo qualche parola. Ma tu sei di Lauria? No. Ecco, perché il nome, infatti, di dove sei? Allora, abito a Policoro, però mio padre è libanese. Ah, benissimo. Da quando stai qui nel club atletico? Dal 2011, dall'anno scorso? Sì. Senti, qui ho visto tutti questi bei risultati, sei soddisfatta? Qual è il risultato più bello che tra questi che ti ho elencato, che ancora ricordi con piacere? I 300 metri. I 300. Ti sei preparata anche psicologicamente? Cioè, per esempio, una curiosità mia, un atleta che deve fare queste cose, questi esercizi, prima della gara, come, cioè, tu ti chiudi in stanza, ti isoli, che fai per scaricare un po' la tensione? No, cioè mi piace, cioè gli amici mi aiutano. Non è che ascolti la musica tranquilla, poi parti, no, gli amici. Gli amici. Okay. In bocca al lupo, Amina, per il tuo futuro. Un applauso. Oh, andiamo avanti. Iole Fuscaldo, 13 anni. Iole pratica atletica dal 2010, quest'anno si è messa in gran luce soprattutto nel mezzofondo ragazze, sia nella corsa campestre che su pista e strada. Ha corso i 1000 in un eccellente 3:34, migliore prestazione regionale 2012, e i 600 in 1:53. Si allena 4 volte a settimana. La motivazione del premio per la notevole crescita agonistica in campo regionale ed extraregionale. Iole è premiata da Isa Manfredi, presidente del club atletico, un'altra grande protagonista. Eccola qua, la nostra Isa, che per ovvi motivi non può correre. La foto forse ricordo. Ah, pure, ecco qua. Attenta, ecco, ci sono i fotografi. Grazie Isa, attenta alla grad. Iole, allora, soddisfatta? Sì. Senti, ti toglie molto tempo il club atletico. Tu che scuola frequenti quest'anno? La terza media. Ah, quindi sei di esami, un po' impegnativo, riesci a conciliare? Sì, sì. Tra l'altro ho letto qui che 4 volte a settimana, che giorni ti alleni? Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Non ti pesa questo, tutti questi giorni non ti pesano, no? No, no. Quando è che ti rilassi? La domenica? Ma anche dopo gli allenamenti riesco a rilassarmi. Ah, benissimo. Il risultato di cui sei più soddisfatta qual è? 3:30 sui 1000. Ho capito. In bocca al lupo, Iole. Ciao. Fabio Carlo Magno, 14 anni, eccolo là. L'applauso
a Fabio. Caro Fabio, allora, con la velocità nel DNA, capito? Capace di correre 50 piani a 10 anni in 7 secondi. Ha vinto il ragazzo più veloce di Lauria per 4 anni consecutivi. Nel 2012 ha corso i metri 80 piani in 9,8. Si allena 4 volte a settimana. La motivazione? Velocista di grande talento. Nicola Mastroianni dovrebbe premiarlo, se è ancora tra noi. Un'altra vecchia gloria del club atletico. Signori, velocista. Caro Domenico, questa sera, e non è un'esagerazione, sale sul palco il meglio che c'è del club atletico che abbiamo avuto in questi 45 anni. Che c'è? Vabbè, vabbè. Io devo fare un applauso veramente a lui, a Isa, a coloro che verranno tra poco sul palco per consegnare gli altri premi. Ok, sì, fate tutte le cerimonie. Gira la targa. Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Qualche amarcord? Fabio, non andare via che c'è la domandina pure per te. Io un ringraziamento a Antonio e a Domenico devo farlo, perché in effetti se ancora quest'Italia un po' va avanti è per gente come allora, non per i politici, devo dire la verità. Sono polemico, ma perché sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato, quindi è meglio che non ballo più. Sì, fai pure. Fai pure che me ne caccino pure a me, sennò. Sì, sì, ti aspettano domani alle primarie, va. Fabio, vieni qua alla luce. Allora, il ragazzo veloce, 4 anni, che è successo? No, niente, ancora mi alleno, sì. E spero di migliorare ancora di più. Tu sei di Lauria, Lauria? Sì, Lauria inferiore, campagna. Okay. Senti Fabio, che significa per te, che significano queste vittorie, lavorare nella gareggiare, fare allenamento, è un modo anche per passare il tempo a Lauria o è qualcosa in più? No, è qualcosa in più, comunque si conoscono sempre persone nuove, poi è anche, ti aiuta anche a crescere l'atletica, diciamo questo. Il futuro come di Fabio Carlomagno? Spero di diventare un atleta importante. Te lo auguriamo di cuore, Fabio, grazie. Mi piace, cioè mi piace che loro dicono, è vero Domenico, non è che si mettono, fanno le cerimonie, no, voglio essere un atleta importante. No, ma è bello così, la sincerità, eh. Oh, poi passiamo ad Antonio Cozzi, 15 anni. Mentre lui arriva, i genitori applaudono, dunque, pratica atletica da 3 anni, salve, ciao. Nel 2012 si è dedicato all'atletica, con costanza, allenandosi 4 volte a settimana con risultati di buon livello regionale. Ha corso i 1000 in 2,56 e 4, i 2000 in 6 e 40. Ha partecipato ai campionati italiani cadetti su pista Jesolo, nei metri 300 piani, con la rappresentativa regionale. Si allena 4-5 volte a settimana per un totale di 50-60 km. È un mezzofondista, quindi. Yes. Motivazione? Per l'impegno e la costanza negli allenamenti. Lo premia il presidente della Proloco, Giovanni Capone. Foto ricordo fatta, grazie. Grazie presidente. Ah sì, prego. Per la Proloco. Per la Proloco? Il gagliardetto ricordo, grazie. Grazie, grazie. Allora, Antonio, e qua pure c'è una bella tua biografia, eh? Di quale cosa sei più soddisfatto? Di quale gara? Dei 1000 metri che comunque ho fatto a Lauria a giugno. Inizio giugno, è stata una gara importante, non pensavo di scendere sotto i 3 neanche quest'anno e in effetti è stato un traguardo, anche perché non credevo proprio di essere fatto per l'atletica. Poi con impegno ho cercato di applicarmi e un po' i risultati sono arrivati. Sì. Senti, tu nella vita cosa fai? Vabbè, studi? Come passi il tempo quando non ti alleni? No, comunque
Cioè, lei affimma, insomma, nel senso buono, cioè hai la ragazza, voglio dire. No. Non hai la ragazza, non hai manco il tempo. 4-5 volte a settimana, quali sono questi giorni? Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, poi comunque alternato, una settimana sì, una settimana no. La domenica te la concedi? Sì. Stai con gli amici? Anche qualche si esce, poi se si sta a casa, poi ad esempio ti ritrovi su internet, ad esempio con gli amici. Bene, il tuo futuro com'è? Ma ho pensato di, ho provato a vedere l'atletica come avere un probabile futuro con l'atletica. Però sì, oltre a questo mi piacerebbe anche puntare al mondo dell'informatica, magari diventare un buon ingegnere, se mai. Abbiamo mestiere. Magari, se mai. Grazie, te l'auguriamo di cuore per tutte e due le cose. Da dove lo volete accettare un premio? Sì. Adesso? Allora, sì, prima di andare avanti e premiare l'atleta di alto livello nazionale, il nostro presidente Emanuele Viziello vuole consegnare un premio speciale. Prego, presidente. Sì, un riconoscimento, un pensierino per gli amici del Club Atletico Lauria da parte del Comitato Regionale Fidal Basilicata per questo anniversario dei 45 anni di attività. Il gagliardetto. Benissimo, grazie presidente, grazie. Allora, sì, allora salutiamo il presidente che deve andare via per altri impegni presi. Buona domenica, presidente. Allora, ringraziamo Viziello e passiamo, come vi dicevo prima, al premio all'atleta di alto livello nazionale. L'ha già parlato molto Domenico nella sua presentazione, c'è anche un bel manifesto qui che ce lo ricorda, Luca Placanico. Allora, salve. 17 anni di Francavilla, si è messo in evidenza nelle gare scolastiche, si allena col club atletico dall'autunno del 2009, nel 2010 nella categoria cadetti conquista la medaglia di bronzo ai campionati italiani nei metri 1000 a Cles, Trento, nello stesso anno sigla i primati regionali dei metri 1000, 2,38 e 5 e poi 5,51, migliorandoli di svariati secondi. Nel 2011 sigla il primato regionale nei 1500 allievi in 4,05, ai campionati italiani a Rieti conquista il quinto posto. Ma la vera crescita di atleta di alto livello italiano avviene nel 2012 con risultati cronometrici di valore 3,59,18 nei 1500, nuovo primato regionale, 8,46,62 nei 3000 metri, 1,57,40 nei metri 800, tempi che lo collocano ai primi posti in Italia. Sempre quest'anno è arrivata la convocazione per il raduno estivo della nazionale allievi a Camerino, Macerata. A settembre si classifica al quarto posto ai campionati italiani a Firenze nei 1500. Il 2013 sarà un anno fondamentale per un'ulteriore crescita anche in proiezione europea. Si allena mediamente 6-7 volte a settimana per un totale di 80-90 km per settimana. La motivazione a te, caro Luca, rivelazione del mezzofondo giovanile italiano 2012. Io sono sudato solo a leggere queste cose. Allora, se c'è l'assessore allo sport del nostro comune, penso di no, Giacomo Reale, altrimenti, mi pare che non ci sia, altrimenti giustamente tocca a te, presidente storico, pure tu, premiare Luca Placanico. State zitto.
Sì, allora Luca, che dirti? Allora, lascio parlare te. Vuoi ringraziare qualcuno, vuoi dire qualcosa? Sempre se ti fanno parlare, se stanno zitto. Allora, signori, relax, come dice la pubblicità. Chi non è interessato, vero presidente? Qui da porta. Scusami, Allora, dicevo, un bellissimo curriculum. A quale di questi risultati sei più affezionato? Beh, ogni gara è sempre, ti dà sempre una soddisfazione diversa. E naturalmente quella più bella è stata quella di Class, dove sono arrivato terzo in Italia. E voglio ringraziare un po' tutti quelli che mi sono stati vicino anche nei momenti un po' più difficili. Però voglio ringraziare di più il mio allenatore, naturalmente, che mi ha aiutato sempre. E lui, sì. Che naturalmente mi ha aiutato sempre, mi è stato sempre vicino, non abbandonato, non mi ha mai abbandonato. Senti Luca, adesso non ti voglio fare la domandina tra bocchetto, ma ti volevo dire, c'è mai, perché c'è in tutte le persone, c'è in me, c'è in loro, naturalmente anche in te, quei momenti in cui vorresti buttare tutto all'ortiche. Tu in questi anni e in questi periodi d'oro, almeno da quanto si legge, hai mai avuto la tentazione di dire no, basta, non già faccio più, non posso fare quello, non posso fare quel dato, non so se capisci l'inglese? Cioè, ci sono questi momenti? Beh, alcune volte capita, però quando ci pensi bene ti accorgi che tutto, cioè, sono cose sbagliate, non ti devi mollare mai, perché l'atletica ti aiuta anche a questo, naturalmente ti fa crescere e ti aiuta a diventare forte, diciamo. Come passi il tuo tempo libero, visto che ti si getta tempo libero? Tu vai ancora a scuola, sì? Sì, sì. Ti ricordi che c'è una scuola? Sì. Che scuola fai? Io faccio l'IGEA, la ragioneria. E vabbè, nel tempo libero studio. Studio. Vabbè. Nel tempo libero, punto. Alcune volte studio e perdo tempo, diciamo. Ti repreta le cardille, si dice in Inghilterra, praticamente. Non so se capisci pure questa espressione oxfordiana. Senti, hai, non so, adesso non voglio entrare nel tuo privato, se no mi sta questa presso, già ho problemi di pantalone, poi sta cosa. Ti volevo dire, hai una ragazza con cui dividere queste tue cose? Sì, è anche presente qui. Quindi non le fa mosse, mi stai dicendo, non mi fa domande, dov'è? Sta correndo? È in fondo che sta correndo, ho capito. Come si chiama? Lorena. Lorena, cioè come, Lorena, come la vita, così dal momento mentre corri, le vedremo stasera, ho capito. Va bene, senti, ho letto che il 2013 è un anno importante per te. Con che augurio per te e per il club atletico ci vogliamo lasciare? Beh, spero di fare cose importanti, diciamo, di partecipare agli europei. Ci proverò, se ci riesco ben venga. Te lo auguriamo, e se no, a buoni dì. Se no, tenderò per gli anni prossimi, naturalmente. E tu l'hai detto, mai dire mai, mai mollare. Mai. Luca Placanico. Scusa Domè, ma avessi inventato ancora un'altra associazione sportiva? Perché? Che per despitto parlano sempre. Ah, vabbè, il pubblico è fatto così, sono, no, è già un'ora, un'ora e dieci. Ne volevo approfittare prima di consigliare il premio Oltre l'Atletica, che prima l'ho fatto, di ringraziare in particolar modo tutti i nostri sponsor 2000 e 2012, in particolare la SEDAS, la CEP SRL e la compagnia del Cavatappi di Piazza San Giacomo, non perché non siano, perché ci danno una mano particolarmente rilevante. E chiaramente tutti gli altri, come vedi, sono tanti, proprio perché facciamo tante attività e fortunatamente c'è tanta gente che ci vuole bene. Meno male, me lo meritate. Allora, adesso, come diceva lui, premio Oltre l'Atletica alla scuola calcio Pro Calcio Vallenoce Lauria, col suo
Mister Biagio Riccio, associazione calcistica giovanile Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Nel 2012 è stata una delle migliori realtà nel campionato provinciale Esordienti. Motivazione del premio per i brillanti risultati conseguiti con i giovani calciatori. Caro Biagio, come va? Tutto ok. Da quanto tempo è sorta questa associazione, Biagio? Questo è il settimo anno qui a Lauria e pensiamo di andare, speriamo di andare avanti ancora. Avete avuto buoni risultati, io so, vero? Negli ultimi due anni con il campionato Esordienti ad 11 a Potenza siamo riusciti ad arrivare terzi dietro l'Asso Potenza e l'Avigliano, che sono realtà più grandi di noi, insomma. Senti Biagio, tu sei un esperto di calcio, nonché tifoso dell'Inter. Ti volevo chiedere, volevo chiederti questo. Io sempre su Facebook sto leggendo di questa storia, se lo puoi dire pure tu in breve, sto campo sportivo, c'è, lo danno, non lo danno, lo Sporting è furioso, i giocatori devono andare a giocare, ma domani mi pare vanno a giocare fuori casa, insomma, non è una cosa bella per i tifosi e i giocatori, ma che succede al calcio lauriota? No, in questo momento hanno fatto questi lavori nel campo e quindi era naturale e passasse un poco di tempo, insomma, ma quello che so io è stato consegnato ieri o ad oggi, quindi penso che per la prossima gara si potrà giocare a Lauria. Domani no, non penso. Il 2 dicembre, quindi si è risolto almeno questo a Lauria, questo problema. Le notizie che ho io è che si è risolto finalmente. Una cosa che noti in questi tuoi ragazzi, sono piccoli, no? Insomma, della tua squadra invece, qual è? Una dote che hanno in comune? Innanzitutto hanno la voglia di divertirsi, che è quello che noi cerchiamo di trasmettere a tutti i ragazzi, quindi di non guardare molto il risultato e divertirsi, quello che abbiamo fatto anche noi in passato con gli amici che sono pure qua. La cosa importante è stare insieme, giocare e vivere dei momenti insieme, cose che fanno anche nell'atletica, in tutti gli sport. Grazie Biagio. Allora Angelo, prego, consegna anche al nostro caro Biagio della Procalcio Vallenoce Lauria il ricordo di questa serata. Ecco, grazie, la foto fatta, il gagliardetto. Grazie Biagio, in bocca al lupo per il futuro della squadra, buone cose, ciao, buona domenica. Allora andiamo avanti, premi settore assoluto, viene sul palco Giuseppe Oliveto, poi Isa Manfredelli, Rossana Lovaglio, Maria Rosaria Martino. Ok, prego, prego signori, già adulti. Giuseppe Oliveto, 26 anni, fatto vecchio, ha iniziato a praticare atletica a 10 anni, mettendo in mostra subito qualità da campione. Nel 2001, a 15 anni, conquista la medaglia di bronzo ai campionati italiani nei metri 600 cadetti, 1,26,3. A 18 anni corre i 400 in 50 secondi e gli 800 1,58. Poi si prende una pausa di riflessione. Ritorna all'atletica 3 anni fa correndo la maratona di Parigi. Beh, sei tornata alla grande. E con quali risultati? La maratona? Sì. Oddio, l'abbiamo chiusa. già è un risultato. Già hai messo due giorni? No, due giorni no, 3 ore e 28, però è stata un'emozione comunque chiudere una maratona per un atleta che correva, come appunto avete appena letto, sui 400, poi fermo 5 anni, chiudere una maratona è stato un bel risultato, poi con l'amico Gerardo ancora di più, chiudere una maratona insieme a Gerardo è stato fantastico, un'esperienza unica, poi c'è lo zio a Parigi, è stato doppiamente significativo. Hai avuto l'occasione di visitare Parigi, insomma, già c'ero stato, però correrla è stato fantastico, perché appunto veramente la giri tutta. Sì, se può sembrare strano, perché magari fai fatica, non pensi tanto alle bellezze che ti circondano, però Parigi è stupenda, poi correre la maratona lì
e viverla. Io la consiglio a tutti quelli che un giorno vorranno fare una maratona di correrla, una tappa fondamentale. Non guarda a me perché io... Che? 30.000 persone. Quanti? 30.000 persone. Sì, eravamo 33.000, ecco. 33.000 partenti, poi arrivati. Ancora aspetto, non ho capito, ho capito. Senti, poi adesso che fai? Adesso sono un militare. Sono militare da 7 anni e niente, adesso sono in una fase un po'... Un momento di riflessione? No, un po' transitoria, perché a breve mi trasferiranno e non sappiamo ancora dove. E quindi è una fase un po' critica, però va bene così, perché passo di ruolo, quindi non posso lamentarmi assolutamente, quindi... Dove lo stai facendo? Dove sei militare? Adesso sono a Bari. Ah. E poi vedremo il destino dove mi manderà. Speriamo di avvicinarci un po' di più. Tu ci tieni? No, te ne vuoi pure tu da Lauria, ho capito. No, è normale che vorrei comunque restare in zona per continuare a coltivare questa passione con tutti i miei amici, il mister. Sarebbe fantastico, però sono consapevole del fatto che non sarà semplice, nel senso che... bisogna fare anche un po' di gavetta, tra virgolette, e quindi è giusto così. Guardate questo giovane, voi non lo potete vedere perché io sono vicino a lui in questo momento, ma gli brillano gli occhi, perché si capisce che lui non se ne voglia. Però purtroppo la vita a volte ti mette davanti a situazioni, e adesso che io, che sono proprio io, faccio i curdo qua vicino a lui, ho visto che gli luccicano gli occhi. Questa è una bella cosa. Poi come va la vita, però l'attaccamento a Lauria ti fa onore. Taggia dice, ti voglio bene. Poi Maria Rosaria Martino di Livello, un'altra bandiera, sia per gli anni di attività, si allena dal 99, che per i risultati conseguiti: 4,51 nei 1500, 10,31 nei 3000, primatista regionale assoluta nella staffetta 4x1500, siglato nel 2009 con Manfredelli, Lovaglio, Cantisani, Addolorata. Che dire di più, Maria Rosaria? Niente. Nel frattempo mi sono sposata a luglio, adesso mi sono rimessa in corsa, prossimo obiettivo la mezza di Monopoli l'8 dicembre, mi sono sposata con un ciclista, però nonostante questo l'atletica non l'abbandono mai, anzi abbiamo iscritto lui al club atletico e niente, come hanno detto anche gli altri, ringrazio sempre l'atletica perché mi ha formato caratterialmente, infatti credo rispetto alle mie amiche, insomma, che non praticavano l'atletica, ho avuto sempre una marcia in più, soprattutto a livello di carattere, da affrontare le difficoltà, quindi senz'altro la consiglio a chiunque. Okay. Okay. Grazie. Suo marito di atletica non ne vuole sapere? Ah, fa pure lui? Si alterna bicicletta e corsa, ho capito. Poi abbiamo Rossana Lovaglio di Francavilla, inizia a praticare atletica agonistica 4 anni fa, raggiungendo subito risultati di valore nel mezzofondo e nella corsa campestre. Quest'anno ha siglato i primati personali nei metri 1500, 4,51 e 3000, 10,39, mezza maratona 1:28:31 e primatista regionale assoluta nella staffetta 4x1500. Un applauso alla nostra Rossana. Ma scusa Rossana, ecco, vieni a Francavilla, non devo portare niente appresso. A Francavilla correte tutti? Io e Luca. Ah, basta, stop. Se passi all'ora di pranzo e vedi una correre, sono io. Ho capito. Bene. Sei soddisfatto di questi risultati? Molto, molto. Sono molto contenta, anche se il mio unico rimpianto è di essere arrivata all'atletica un po' tardi, perché insomma 4 anni fa faccio quel che posso adesso, perché ho la mia età, anche se non si direbbe. Come ti sei avvicinata all'atletica? Chi ti ha convinto a fare atletica? Ho conosciuto per caso Isa e poi dopo Domenico, e quindi insomma da lì avevo questa passione mia latente già da parecchio, quindi quando ho conosciuto loro è stata veramente la goccia che mi ha poi portato al club atletico. Aspettavo solo qualcuno che mi indicasse la strada. Bene, grazie, in bocca al lupo per il futuro. Poi abbiamo Isa Manfredelli, bandiera dell'atletica lauriota, è scritto qua, e Lucana, 21 anni di attività,
Ha iniziato con le gare scolastiche nel 91, ha partecipato a 8 campionati italiani tra pista campestre e strada con risultati di assoluto valore. Nel 2010 è arrivata a 6 ai campionati italiani master di corsa campestre, nel 98 si è classificato 8 ai campionati italiani promesse 20-23 anni di corsa campestre. Detiene il primato regionale assoluto nella staffetta 4x1500, più volte in graduatoria nazionale nei metri 400 e 800, per i risultati cronometrici risulta tra le migliori atlete di ogni tempo in Basilicata. Camarici chiude. Ma Isa, io penso che il migliore risultato ancora a Davanì. Sono originale? Sono stato originale. Antonello? Antonello, sì. So che già corre nella pancia, già fa dei primati pure lui. Me lo auguro, io gli sto facendo vedere un po' gli atleti più importanti, le Olimpiadi, lo porto a camminare tutti i giorni, glielo sto facendo capire in tutti i modi. Non so, spero che non sia un pigro, almeno questo. Senti, non ti mai sgomita e dici, ah, vuoi fotto a fanì? Che lo vai portando in giro, dico. Sì, ogni tanto inizia. Mio marito è convinto che calcia, io sono convinta che sui blocchi di partenza, è già una lite da adesso. Senti, quando è l'iliete evento? Marzo, inizio marzo. Ah, quindi insomma ancora c'è un po' di tempo. Senti Isa, cosa dici di tutto questo che ho letto? Un bellissimo curriculum. Sì, devo dire la verità, in tanti anni sono riuscita a fare qualcosa, chiaramente grazie a Domenico perché ha una perseveranza inimitabile. Ho avuto un po' di difficoltà perché non mi era facile, come è più facile ai ragazzi oggi, però non è un sacrificio come ha detto Domenico prima, perché i sacrifici sono altri. Quando hai la passione va via tutto. Bene, grazie, in bocca al lupo per lui e per tutte le tue cose. Allora, chiamiamo l'assessore Rossi a premiare, prego assessore, ai nostri baldi giovani. Sì, scusami tu. Prego assessore. Per gli atleti assoluti abbiamo fatto. Ah sì, cosa sono? Vestiti. Li avete vestiti? La felpa personalizzata. Si hanno fatto un malo vestito. La facciamo vedere. Com'è questa? Una bella felpa, tra poco arriverà l'inverno, quindi hai pensato a tutto Domenico, eh? Abbiamo cercato di accontentare